Si gioca in uno stadio, Manlio Scopigno, all'altezza della situazione di fronte a circa 500 spettatori. Da Campobasso oltre 200 raggiungono l'impianto dello stadio Centro Italia di Rieti. Presente la dirigenza del Campobasso al gran completo, compresi i soci americani Rizzetta e Cirrincione. Torna Esposito fra i titolari, non accadeva dal 2 maggio scorso. Dirige Tomasi di Lecce. Minuto 11, Rieti avanti, Orchi va in verticale, la posizione di Vari. Irregolare, buco nella difesa rossoblu e pallonetto che termina in rete. Laziali avanti al primo affondo. Il Campobasso non inizia bene, ma è bravo a riprendersi la partita. Nel giro di pochi minuti, al 17esimo, lo spunto è di Esposito che carica un destro dal limite e realizza il pareggio. Esultanza fragorosa anche per tutti i membri della panchina del Campobasso. Cudini deve subito provvedere ad un cambio. Fuori Cogliati, dentro Rossetti. Rossoblu compiono la rimonta. Monta al 21esimo quando Candellori, sempre dal limite, molto bravo a mirare al palo basso e a battere Saietti con un destro molto angolato. È il tripudio per i campobassani giunti a Rieti, per i locali che tuttavia non sfigurano affatto. Pericolo portato al 29esimo quando l'angolo di Tirelli subisce una deviazione molto insidiosa. Raccichini schiaffeggia il pallone, al direttore di gara sfugge la deviazione, si riprende quindi con una rimessa dal fondo. Rieti tenace al 43esimo, la conclusione di Marchi sul primo palo è deviata da Raccichini. Con le immagini di Francesco Di Rienzo nella ripresa, ottavo punizione di Esposito, Rossetti solo davanti al portiere calcia ma al lato. Il più pericoloso è proprio Rossetti che al 18esimo calcia con il mancino alto sopra la traversa. È una partita davvero senza emozioni, ma il Rieti tiene alta la tensione. Al 20esimo angolo di Tirelli, girata di D'Alessandris alta per infortunio, fuori al 38esimo Ladu che si fa male alla spalla, dentro Tengoranga al 39esimo da fallo laterale profondo di Mattei. I giocatori reatini si agitano per un presunto tocco in area di braccio di Candellori che tuttavia le immagini smentiscono con chiarezza. Al 40esimo Cudini inserisce anche Brenci, fuori Esposito. La sensazione è che le squadre non aspettino altro se non il triplice fischio del signor Tomasi di Lecce, il quale decide per un maxi recupero di 6 minuti. Al 48esimo brivido per i 200 sostenitori al seguito del Campobasso, da fallo laterale di Giannetti sfiora Scognamiglio, quel tanto che basta per segnare il gol del 2-2, però viene invalidato per una spinta ai danni di Menna. Si rimane 2-1 per il Campobasso, che sarà poi anche il risultato finale del Manlio Scopigno. Dopo il fischio finale, il tripudio di squadra e dirigenza che festeggia il tanto atteso traguardo del ritorno nel professionismo Serie C unica 32 anni dopo, grazie al contestuale pareggio a Recanati 4-4 del Notaresco. La società di Mario Gesuè ha scritto una pagina fondamentale per i colori rossoblù, un nuovo inizio per il calcio campobassano dopo anni di delusioni e insuccessi. Così via alla folla rossoblù che riempie le strade del capoluogo dopo la festa iniziata già negli spogliatoi dello Scopigno. La squadra attesa allo stadio arriva in pullman intorno alle 23:30 ed è un mix di bandiere, colori ed entusiasmo ad accogliere l'arrivo dei giocatori e dello staff, circa 2000 persone. Ora la festa del Campobasso può davvero iniziare con due giornate di anticipo.